mister, una vittoria voluta, sofferta anche alla fine, che regala tra l'altro un terzo posto e la cosa insomma non è male, no? Certo che non è male, sofferta sì, anche più goduriosa, certo. Non potevamo pretendere di fare grande calcio oggi, perché l'avevamo preannunciato che doveva e poteva essere una partita del genere. Tutto il lavoro che abbiamo fatto in settimana l'abbiamo dovuto mettere nel cassetto e rispolverare una partita più che altro di orgoglio, di voglia di fare, anche se poi, avete visto, con Torino sempre riusciamo a creare qualche situazione importante. E anche i centrocampisti oggi, anche nel secondo tempo, ce l'hanno messa la zambata per farla passare, però ci sono anche gli altri, loro fisicamente probabilmente avevano qualcosa in più di noi. E noi, se siamo riusciti a spuntarla, significa che siamo stati volitivi e non abbiamo mollato niente dall'inizio alla fine. Certo, qualche sbavatura c'è stata, ma anche il campo ha detto la sua. Diciamo molto meglio nella ripresa, no? Rispetto al primo tempo, quando non si riusciva, diciamo... Ma il primo tempo c'era più energia da spendere, quindi anche loro erano messi bene. Avevo annunciato io che la loro fisicità probabilmente ci avrebbe creato qualche problema. E anche le giocate, solo che le giocate non si sono potute vedere perché il campo non permetteva a nessuno di fare giocate importanti. Avete visto quanti errori hanno fatto loro e quanti errori abbiamo fatto noi sulla fase di impostazione, specialmente nell'ultimo passaggio. E quindi questo la dice lunga sulle condizioni del campo, ma purtroppo il campo c'è per tutte e due le compagini, e quindi abbiamo dovuto supportare questa situazione bypassando quello che potenzialmente avremmo voluto fare sia noi che loro. Però devo dire che fondamentalmente le occasioni da gol le abbiamo create, qualcuno l'abbiamo subita, anche se le nostre, devo dire che specialmente su Todino ha messo 4-5 palloni veramente molto molto interessanti. Mister, questa squadra ora ha una nuova veste tattica, che punto il suo lavoro, quanto si riconosce adesso nel gioco di questa squadra? Troppo facile avere vinto la partita e dire questa è la mia squadra, sarei, visto che mi conoscete da qualche anno, non sono il tipo di prendermi gli allori e quando ti perde dire purtroppo ancora non siamo a posto. Non è così, noi non siamo ancora al meglio delle condizioni, perché la squadra ha qualche scompenso in senso lato, non ha una copertura generale nei reparti per quanto riguarda anche, vedete come mi rabatto a fare i cambi, perché ci sono difficoltà oggettive per quanto riguarda ruolo per ruolo eventualmente nei cambi. Quindi noi, quando mi avete chiesto se facevamo addirittura, si parlava di mercato, vi ho detto questo c'è e questo è il brodo e con questo brodo dobbiamo arrivare fino alla fine. Non mi sono tirato indietro allora, non mi tiro indietro adesso. Non mi esalto sicuramente per due vittorie di fila, perché l'obiettivo rimane sempre quello che noi avevamo preventivato, che ci eravamo prefissati proprio per darci un dono migliore, per darci un dono e far anche avvicinare la gente e dire beh, ce la giochiamo. Questo era il significato. Penso che mi avete interpretato, non sicuramente velleità eccetera, non ce ne sono. Questa è stata una vera battaglia sportiva in campo, siamo stati più fortunati noi a spuntarla, probabilmente qualche colpo in più l'abbiamo fatto lì davanti nel secondo tempo, ma per il resto abbiamo trovato davanti una signora squadra che dal punto di vista fisico secondo me avevano almeno 20% più di noi. E se le chiedo se le due partite senza prendere gol sono sinonimo di un equilibrio trovato, e poi quanto conta questa caratteristica che il Campobasso adesso sta mostrando, ovvero di saper soffrire quando c'è da soffrire e colpire al momento opportuno? Beh, troppo facile dirlo dopo l'1-0 per noi. È una domanda similare a quella che mi hai posto prima e ti rispondo alla stessa maniera e ti dico che noi non ci dobbiamo esaltare, che due partite non fanno un testo, però è che oggi siamo terzi in classifica e ci godiamo questa situazione. Andiamo avanti giorno per giorno, non facciamo proclami, che questa è una squadra che appena c'è un minimo di alza, che si alza la testa, ritorna a scivolare, e su questi terreni si scivola facilmente, quindi è meglio evitare. Chiudi in materia, adesso c'è la possibilità di blindare i playoff, anche se oggi comunque alla classifica è stato dato un buon colpo, visto che hanno perso entrambi. Sì, è vero, a me degli altri onestamente non interessa molto, cosa mi interessa la classifica, ma non mi interessa come hanno perso, perché guardare in casa degli altri è sempre poco gradevole. Però è chiaro che noi cogliamo questo messaggio, questo segnale, più che messaggio, come un buon auspicio per quanto riguarda il proseguo del nostro campionato, sempre se siamo capaci a riproporci cercando sempre di un obiettivo migliore, sperando di trovare terreni di gioco un po' più possibili per dimostrare di saper giocare anche un po' a calcio e non solo vincere una partita con fuoco. Extra campo, due leggende di Campobasso ci vanno a ricordare, ovviamente parliamo di Michele Scordano, storico
la storica leggenda del campo basso, e poi Michele Marinelli, per il quale avete giocato anche con tutto a Bacci. Certo, noi siamo stati presenti e non abbiamo sottolineato, abbiamo apposta sottolineato questo fatto prima di iniziare la partita, perché campo basso è chiaro che non si può dimenticare dei suoi trascorsi e quindi dei loro leader sia all'interno che all'esterno del campo, perché il leader era il tifoso e il leader era Scorrano dal punto di vista calcistico, quindi questo è importante averlo sottolineato, e la squadra ci ha tenuto a fare bella figura nei confronti dei familiari di questi che sono andati prematuramente. Questa è l'ultima cosa, tornando alla partita, chiaramente ha qualcosa da dire sul rigore procurato, no? No, io... Generale sull'arbitraggio. No, io non mi permetto mai, neanche quando ho perso mi sono permesso di parlare degli arbitri. Io voglio solo sottolineare che tutta la settimana all'inizio della partita avevo fatto un bel cerchietto dove c'era scritto calci d'angolo, calciati corti e rapidi ci possono mettere in difficoltà, calcio di rigore. E che devo fare? Fortunatamente il ragazzo si è riscattato, perché lì l'errore del ragazzo che è andato con fuoca del portiere che l'ha ributtata fuori, lì ci può stare. Non ci sta invece la disattenzione, fa battere il calcio d'angolo in maniera rapida, dove noi avevamo sottolineato il rosso che c'era un pericolo e l'abbiamo preso. Quindi se in cambio di Pani c'è stato un problema fisico o è stata una semplice... No, Pani non sta ancora molto bene dopo quelle settimane che era stato fuori per infortunio, ancora non sta benissimo. Lui soffre molto, specialmente questi campi pesanti. Ha avuto un risentimento a un polpaccio, abbiamo preferito lasciarlo in panchina per evitare danni maggiori.